Le regioni sono quelle che potrebbero, secondo noi, secondo me, ovviamente se opportunamente stimolate, se 30 sindaci più tutti gli altri vanno dal presidente della regione, quello attuale, quello futuro, gli dicono adesso vai in conferenza delle regioni, metti questa cosa sul piatto e fai capire al presidente Draghi, al ministro XY, che qui sta scoppiando una bomba sociale, allora ci dovete aiutare a risolvere il problema. Come? Stoppiamo tutto per 10 anni? Si può fare? La Costituzione lo consente? Modifichiamo la Costituzione. Adesso sto ovviamente andando così per ipotesi. E quella probabilmente è la situazione. Io ho anche scritto un documento che interessava pure il senatore Astorre all'epoca e il senatore Zaratti, tutti e due in carica della zona, anche politicamente distanti dalla mia visione, ma comunque in carica, perché questo problema se lo devono caricare tutti, tutti. E devono soprattutto dire la verità, anche se costa, non c'è modo di prendere una soluzione, si deve trovare, la politica deve risolvere i problemi e non crearli, perché fino ad oggi li ha solo creati, questo purtroppo lo diciamo con molta franchezza. Questo è quello che noi abbiamo in animo. Ovviamente non si può entrare nello specifico troppo nel dettaglio, perché non è semplice, però se su questa cosa si apre un dibattito e comincia a girare il virus e tutti possono pensare a questa cosa, io ritengo che magari non è la soluzione della moratoria, magari non la conferenza Stato-Regioni, comunque il governo la mano ce la deve mettere, perché dire al sindaco vai, demolisci, acquisisci, applica l'indennità, caccia fuori di casa la gente, non si può fare. C'è stato un lungo periodo di, come dire, sviste, diciamo così, qualcuno si è girato dall'altra parte, giusto o sbagliato, ormai c'è un esistente, questo esistente non lo possiamo liquidare sbandierando il vessillo della legalità, che ovviamente, ripeto, rimane comunque quello, ma poi c'è tutto il resto. Potevo io all'epoca, a parte non avevamo le risorse primo, e neanche mi potevo andarmi a indebitare per cacciare la gente di casa, ma siamo fuori, cioè, questa cioè io non so come sia potuto nascere questo protocollo d'intesa, come sia potuto uscire fuori questa cosa, però i partiti, il PD, che tanto su queste cose va a chiedere voti in giro, si deve assumere le sue responsabilità e deve chiamare le cose come stanno, e così il centrodestra e così tutti gli altri, perché se su questa cosa non si prende una posizione uniforme tutti insieme, non se ne esce, e la gente poi, giustamente, perdonatemi il francesismo, ha ben motivo di incazzarsi. Grazie.